siamo a Sanremo. Da Sanremo, nella nostra splendida postazione di Radio Bruno, abbiamo Irene Grandi, benvenuta. Ciao. Siamo contentissimi di vederti, di averti ospite qui e soprattutto della tua bellissima canzone. Grazie, Radio Bruno è sempre stata mia sostenitrice, Tanto. Ciao a tutti. Allora, salutavo la telecamera. Sì, salutiamo anche tutti. Che ora siete anche in TV, anche voi, ormai, tutte queste radio, TV. È molto bene, però almeno la musica ritorna anche un po' a farsi vedere. Infatti, attraverso i vostri bellissimi video, quindi insomma. Esatto, mi fa piacere. Guarda, è uscito proprio ieri l'altro il mio video di questa canzone. Secondo me è molto riuscito, poi è girato in Toscana, nella mia amatissima Elba, tra l'Elba e Piombino, proprio sul traghetto, in viaggio. Com'è stata questa emozione di tornare al festival dopo un periodo in cui hai voluto capire di più te stessa dal punto di vista proprio Irene come persona, ma anche a livello musicale, no? E è stata sì un periodo bello di silenzio, di ascolto, relazioni, dare un po' anche la priorità a quelle cose che magari per l'amore che avevo anche per il mio lavoro e per la musica, ma soprattutto proprio per quello che il successo anche diciamo impone a livello di ritmi, di lavoro, di viaggi, mi sono goduta invece appunto questo momento più personale, che devo dire è stato di grande ispirazione proprio per la creatività. E questo ti ha aiutato anche ad affrontare nuovamente quel palco che fa sempre tremare le gambe un po' a tutti? Sì, devo dire sì, mi sento abbastanza tranquilla sul palco con questa canzone in cui credo molto, che ho anche scritto insieme a Savero Lanza, però insomma il testo, l'incipit della canzone era una mia idea, quindi mi fa piacere portare ancora più in profondità la mia musicalità e la mia creatività. Spero che vi piaccia, nonostante sia appunto un po' diversa da quello che siete abituati a ascoltare da me. Soprattutto ci piace che sei diventata autrice delle tue canzoni, questo è bello. Sì, è stato grazie proprio a questo silenzio e a questo ascolto che mi sono concessa che probabilmente è venuto fuori anche questa esigenza, anche un po' più di sicurezza. Perché sai, quando poi sei tra tournée, tanti dischi uno dietro l'altro e anche a volte come dire, gli autori si avvicinano in tanti, c'è sempre molta attenzione, quindi è quasi più facile che dai più ascolto agli altri che a te stesso, no? E invece appunto in un momento in cui mi sono anche un po' allontanata, un po' anche annoiata volendo, proprio nei momenti di è in questi momenti che secondo me nasce poi invece un'esigenza più interiore di dire qualcosa di veramente tuo che volevi esprimere. Vogliamo parlare anche dell'album che proprio ha il titolo come il pezzo sanremese, vogliamo parlarne un po' di più? È un album anche questo in cui appunto mi sono messa molto come protagonista a livello di scrittura, è un album che ho realizzato in un paio d'anni, già un paio d'anni che ci lavoro con una fantastico team, devo dire soprattutto Saverio Lanza, ma anche Cristina Donà che ha scritto per me, e abbiamo scritto insieme anche una canzone molto bella che lei mi ha dato a memoria, che diciamo abbiamo aggiustato insieme per renderla un po' più mia, no? E poi anche Marco Parente, un altro invece autore fiorentino che conoscevo da una vita, e che però insomma fino adesso non avevamo trovato il momento giusto e il disco giusto. È un disco pieno di, come dire, di che ha un atteggiamento positivo, nonostante sia un po' più cantautorale, cioè non vuol dire sempre che il cantautore deve essere per forza triste, chi l'ha detto, no? C'è molta anche solarità nel disco, molta poesia secondo me anche, per cui è anche un disco che lascia anche un po' una libera interpretazione dei testi, e dal punto di vista musicale Saverio Lanza ha fatto un lavoro secondo me eccezionale sul suono insieme anche a Giovanni Gasparini, un fonico di grande esperienza, sempre fiorentino. Ho riscoperto anche un po' appunto tutta una serie di persone e
artisti, autori della mia città, musicisti, e questo insomma mi ha fatto anche riavvicinare alle mie radici. E questo disco è molto suonato e con arrangiamenti anche abbastanza non semplici, ma come dire, essenziali. Come ti stai preparando alla serata di stasera, venerdì, e sabato, la finalissima? E mi sto preparando cercando di stare tranquilla nonostante i mille spostamenti, impegni di promozione, però insomma devo dire che sono piuttosto pronta per riaffrontare il palco con la mia canzone e non vedo l'ora. Il messaggio più bello che hai ricevuto, che vuoi condividere con noi? Ce ne sono stati tanti belli. Uno era proprio un autore, però purtroppo non ricordo il nome, me l'aveva fatto leggere un amico, che diceva qualcosa proprio riguardo a questo bisogno quasi che ci fosse una canzone che si staccasse un po' dal troppo cantato, troppo suonato, troppo gridato, e a lui è piaciuto proprio questo velluto nella voce, questo fuoco però morbido, non accecante. Grazie mille Irene Grandi di essere stata con noi. Se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, un bacione.